Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship. Siamo arrivati al 22esimo episodio per la serie C'era una volta, che credo sia una delle serie più longeve del mio canale. Oggi parliamo di hockey da tavolo e vi presento Glow Hockey, prodotto dalla Nathenay Ariatrakul. Spero di averlo pronunciato bene. Il gioco in sé, il gioco l'hockey da tavolo, è conosciuto anche come air hockey e non va confuso per nessuna ragione con un altro tipo di gioco che si chiama hockey su tavolo. Eventualmente farò un video anche su quest'altro passatempo. Allora, come si gioca? Ci sono due giocatori. Lo scopo, naturalmente, è quello di segnare nella porta avversaria. Il materiale di gioco di per sé non è, scusate, mi sta dando del filo da torcere. Ok, il materiale di gioco, dicevo, consiste, beh, nel tavolo, i due piattini che usano i giocatori per colpire il disco, che è il terzo e ultimo elemento che serve per poter giocare. Pensate che negli Stati Uniti, a partire dalla seconda metà degli anni 70, dal 78 più o meno, esiste un'associazione, una federazione, chiamatela come volete, che organizza tornei di hockey da tavolo. E ci sono tornei di questo gioco anche in Europa. Dunque diciamo che il gioco in sé ha avuto una grande diffusione. Adesso io, pensando così a dove ho visto questo gioco l'ultima volta, se non ricordo male, nella sala giochi di una grande catena di cinema. Se ne trovano ancora parecchi. Ed è sempre veramente molto molto divertente giocare con gli amici, anche perché qui non si è attaccati a uno schermo, o meglio, sì, nella versione che vi sto mostrando io in questo momento, essendo il videogame, ci giochiamo sullo smartphone, però è un gioco che comunque richiede molta abilità, soprattutto secondo me servono dei buoni riflessi, perché a volte il disco raggiunge velocità e angolature tali che prende il volo, letteralmente. Dunque, ho visto più di una qualche volta il dischetto saltare letteralmente fuori dal tavolo di gioco e lo abbiamo schivato per pura fortuna. Ho visto dischetti prendere il volo e raggiungere l'atmosfera quasi. In ogni caso, adesso però mi sta stracciando. In ogni caso, ragazzi miei, questo è quanto. Vi ho dato una scarrellata di informazioni anche sull'hockey da tavolo, quindi il video si conclude qui. Grazie per avermi seguito, spero vi siate divertiti. Iscrivetevi al mio canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete. Venite a trovarmi sui social, Facebook, Twitter e Instagram. Trovate come sempre i link in basso in descrizione. Auguro buon proseguimento a tutti, noi ci vediamo più avanti con un nuovo video.